E salve Simmers, io sono Mary Shell e oggi siamo finalmente in The Sims 4 Nuove Stelle nella mia miniserie. Ok, è da un po', devo dire, che non torniamo da Jane, ma è anche da un po' in generale che porto poco The Sims. Diciamo che per The Sims ho meno tempo, perché The Sims porta via tanto tempo, quindi volevo spiegarvi questa cosa. E porto di più altri videogiochi perché sono più veloci da portare e poi in questo periodo ce ne sono veramente tanti. E quindi scusate se vedete un po' meno The Sims, ma ho meno tempo per creare storie e quindi registrare, perché ci vuole più tempo, scusate se mi ripeto, per creare le storie di The Sims. Ma siamo da Jane, quindi torniamo alla nostra miniserie, perché questa è la penultima puntata, quindi è importantissima. Ma dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti con un po' di cose in sospeso. Allora, sarò veloce perché non ho giocato tantissimo da sola, giusto un po', però ci sono delle cosine importanti. Allora, intanto Jane ha detto a Vanessa che Owen, il suo fidanzato, il fidanzato di Vanessa, ci ha provato con lei. Come l'ha presa Vanessa? Lì per lì si è arrabbiata, ora ve lo posso svelare. Però non si è arrabbiata con Jane, ha semplicemente lasciato Owen e ha voluto che Owen se ne andasse dal nostro gruppo di piccole gemme. Infatti vedete qua non c'è più, quindi tutto bene con Vanessa, ma Owen è sparito dalla nostra vita. Insomma, Jane l'ha cacciato perché non è un buon amico, si è comportato male con lei e con Vanessa, quindi via. Non sappiamo ancora nulla sulla ragazza che abbiamo visto con Justin, ma lo scopriremo nell'ultima puntata, ve lo posso dire. Però diciamo che Jane si è un po' rassegnata, è lì, è rimasta col dubbio, vive con questo dubbio, però non è riuscita a scoprire nulla su questa cosa, ma presto saprà qualcosa. E ormai siamo quasi a 5 ragazzi stelline. Adesso, tra pochi minuti, diciamo alle ore 12, dobbiamo andare con lei a fare un ingaggio. È l'ingaggio che abbiamo scelto l'ultima volta insieme, di te e tradimenti. Dopo questo credo proprio che arriverà alla quinta stellina, finalmente, e per lei ci saranno delle sorprese. Inoltre anche la sua reputazione si è alzata moltissimo. C'è novità anche su questo, reputazione proprio al massimo, reputazione impeccabile. E adesso la nostra Jane può fare eventi, scusate, di beneficenza. E quindi lei ci sta già pensando, sta pensando che vuole fare un bel evento di beneficenza, ma non sa che in realtà c'è molto di più. Infatti c'è una sorpresa per lei, ma lei non lo sa. Nel frattempo, ecco l'ingaggio, uniamoci, seguiamola al lavoro. Lei non sa che appena arriverà alla quinta stellina, per lei ci sarà una super novità. Vi do un piccolo indizio. Vi ricordate che Justin l'aveva portata ai pinnacoli davanti a una casa maestosa, grandissima, che era quella dei genitori di Jane? Ecco, forse c'entra qualcosa. Andiamo. Siamo arrivati, siamo qua all'esterno. Sono tutti i nostri fan loro, cioè anche la parrucchiera, tutti quelli del cast, perché ormai siamo celebrità grandissime, cioè veramente siamo grandiosi. Andiamo. Allora, il trucco è bellissimo, adesso manca solo la pettinatura. Mi raccomando signorina, non si sbagli, perché stiamo per arrivare alla quinta stellina. Se non ci riusciamo adesso con questo ingaggio, ci proverò io da sola, toglierò un attimo la registrazione, poi voi vedrete, la vedrete insomma già la quinta stellina. Bella questa pettinatura, aspettate, è definitiva. Sì, ci piace. No, bellissima. Allora, metti il costume avanti, poi bionda, lei sta comunque bene, devo dire la verità. Guardate come ormai si sente una star. Eh beh, tutto il diritto, celebrità vera e propria, 4 stelline. Andiamo. Ma dovrebbe diventare una star planetaria, quindi. Forza, che questa è l'ultima volta forse che la vedremo sul set, a meno che non andremo poi un po' avanti con lei dopo la miniserie. Quindi vi farete sapere nei commenti nel caso.
Vabbè. No, è bellissimo. Adesso dobbiamo solo vedere cosa bisogna fare sul set. Guardate che bella. Ok, regista, siamo disponibili a girare. L'ho fatto un po' mangiare, l'ho fatto fare un po' di cose secondarie come chiacchierare, eccetera, eccetera. Così siamo andati un po' avanti con la carriera e adesso dobbiamo Papa. assolutamente Oh, iniziare. ciao. Vediamo il Dunk. set, siete curiosi? Ragazzi, guardate! No, è bellissimo! È bellissimo! Interpreta una scena di urlo, una scena di bevuta in compagnia e di flirt. Allora, beviamo in compagnia prima di tutto. La nostra eroina va a bere in compagnia, giustamente, con gli amici, con un amico, anzi. E chissà, magari poi nasce qualcosa, forse no, vediamo un po'. Oh, Gibi, Concentrati, guardate che bel set, è bellissimo yeah. questo set. Weeb, A noi, alla nostra amicizia! E dopo aver bevuto in compagnia, la nostra eroina va a flirtare e scopriamo il suo pretendente misterioso, o forse la sua pretendente, perché qui c'è una signorina e mi sa proprio di sì. Quindi diciamo che lei ha un segreto, e a quei tempi era un segreto un po' particolare, no? Perché c'è una signorina qua, e quindi, perché qui siamo in un'epoca, insomma, tipo 800 così. Ma lei sta con questa signorina, oh signorina, com'è carina! Mi raccomando, impegnati che dobbiamo arrivare a loro, eh? A loro. Ah, signorina, le posso dare un bacio? Come no? Un bel bacio appassionated. Ma questa pettinatura non si può vedere comunque. Questi riccioli. No, forse col cappellino sì. Col cappellino sì. E intanto lui è qui e ha visto tutto, ma lui è il miglior amico e quindi lo andiamo ad abbracciare. Forza. Però lui è triste. Aspettate, lui è triste, quindi lui è geloso. Le ha viste flirtare, baciarsi ed è geloso. Guardate come le guarda. Eh sì, è tristissimo. Noto adesso che c'è veramente una piccola relazione romantica, tra l'altro. Non so come sia nata, ma non facciamo finta di niente. Un bel abbraccio. Ci vedremo presto. Perfetto, ma adesso andiamo a interpretare una scena di un urlo. Urla parole proibite. È molto arrabbiata con l'amico geloso perché lui ha visto tutto e vuole fare la spia e dirà: ah, io ti ho visto con chi stai, lo dirò a tuo marito. Ma non puoi dirlo. In realtà, lui è soltanto geloso, ragazzi. Vattene. Lui forse ci ha sperato con la bevuta. Interpreta la scena del duello di spada. Allora sfidiamoci a duello, avanti. Duella. Lui è triste, vinceremo noi, assolutamente. Grazie, bellissima questa. Allora, è questo quello che vuoi? Farai una brutta fine. Guardateli. È bravissima lei. Accidenti. È proprio un'attrice nata, ragazzi. È un'attrice nata. Bravissima. Siamo arrivati all'oro. Non vedo l'ora. Spero veramente che arrivi alla quinta stellina. Complimento sincero. Andiamo a complimentarci con il regista. E ho saputo la tua amicizia con Basù. Andiamo. E intanto la sua reputazione sale come se non fosse già alta. Che bello, ragazzi. Che bello. Siamo stati bravissimi. Bravissimi, veramente. Diciamo che questo film che ha fatto lei farà il botto e mi sa che ha guadagnato una stellina. Vediamo, andiamo a casa. È stata promossa intanto. Sì, ragazzi, ci siamo! Ci siamo! Nuova stellina, superstar planetaria. Il modo di camminare, di parlare, di apparire Jane è una superstar planetaria. Leggiamo subito. È ufficiale. Jane è riuscita a diventare una superstar planetaria. Come riconoscimento dei suoi successi, Jane ha guadagnato una piastrella celebrità, e questo lo vedrete nell'ultima puntata, ragazzi, aspettatela. Dovrebbe recarsi al Boulevard delle celebrità per
per condurre la cerimonia di collocazione della propria piastrella sullo sfondo degli applausi degli ammiratori. Raggiungendo il culmine della fama, ha acquisito altri 3 punti fama, assieme all'accesso al più alto livello di vantaggi della fama. Tuttavia, ormai non riesce più a rapportarsi in alcun modo alle vite dei sim comuni e può potenzialmente acquisire altre 2 stravaganze comportamentali. Stanno arrivando, ragazzi miei, gli amici. Oh, guardate chi c'è qui, Vanessa, che le applaudono perché hanno saputo che è diventata una superstar planetaria. E qui chi c'è? C'è Justin. Justin che ha in mente qualcosa, lui sa cosa deve fare adesso, però la nostra bellissima Sim non se lo aspetta, ragazzi, non se lo aspetta quello che sta per accadere. Lei va là e lo bacia, o propone nozze, mi sa che lo farà lui prima o poi, ma non lo sappiamo. Comunque non lo sappiamo perché lui è un po' misteriosetto, ma verrà tutto presto alla luce. Guardate qua, lei lo bacia, altro che non può stare con la gente un po' comune, vabbè. Loro hanno un piccolo livello di fama, ma veramente piccolino. Però ragazzi, guardateli. E lui adesso, ragazzi, ha una sorpresa per lei. Le sta sussurrando, ho una sorpresa per te. Intanto Meryl, vediamo come sta. Non sta tanto bene, poverina. Però al cibo, quindi la chiamiamo a mangiare, chiama Meryl per mangiare. Vedete, lui dice, devi venire con me subito. E lei dice, va bene, aspetta un attimo. Ovviamente lei non sa che cosa deve andare a fare. Non capisce, no? Gli dice, aspetta un attimo, perché hai tutta questa fretta? Devo organizzare una festa in beneficenza. E lui, no, no, ma devi venire con me, fidati. Guardate Vanessa che dolce. Diciamo che ha preferito l'amica a Owen, perché ha capito che l'amica era sincera e ha fatto bene. E anche lei è felicissima, Kyla, per la sua amica, anche se Kyla è un po' così, è un po' spocchiosetta. Forse è un po' invidiosa, sapete, è arrabbiata, sì. Kyla è arrabbiata. Vieni Meryl, mangia, forza. E lui è qui che aspetta la nostra lei, perché la deve portare in un posto. E intanto parla, ah, mi sa che Vanessa sa già tutto, e si scambiano informazioni, e gli dice, è qui che la porti, vero? Esatto, è proprio qui che la devo portare, brava! Oh, si emozionerà tantissimo, sta dicendo lei. Adesso lei arriva, lo abbraccia e dice, senti, dove devi portarmi? E lui gli dice, prendi le tue cose più importanti e seguimi. E lei sta pensando, come le mie cose più importanti? Quindi inizia a prendere tutto, prendiamo gli autografi e li mettiamo qui nell'inventario normale. E lei è un po' stupita, dice, perché devo prendere tutto? Che cosa strana. Prendiamo anche questo, serva, questo lo mettiamo magari nell'inventario di famiglia. Ok, mettiamolo qui. Vabbè, qui non c'è niente di fondamentale, a parte i quadretti, però questi vorrei metterli nell'inventario normale, se possibile. Abbiamo anche un dipinto qui, direi di mettercelo nell'inventario e di partire, però partiamo praticamente all'avventura perché non sappiamo di preciso cosa ha in mente lui. Vediamo un po'. Ed eccoci qui ragazzi, eccoci qui nella vetta dei pinnacoli, guardate. E perché siamo qui? Perché la sorpresa è quella che probabilmente stavate immaginando, e cioè che questa casa che poi sarà anche da arredare, è diventata di Jane, eredità dei genitori, perché questa era la casa dei genitori e gliel'hanno lasciata in eredità. Quindi i genitori di Jane sono veramente morti? Non lo sappiamo, sembrerebbe di sì se gli hanno lasciato la casa, però c'è ancora un po' di mistero. Ma come faceva Justin a saperlo? Perché è Justin che l'ha portata qui e che, guardate, lei si è trovata anche molti più soldi sul conto e quindi ha ereditato un bel po' di simoleon e la casa. Ma com'è possibile tutto quanto? Lei sta baciando Justin, ma al tempo stesso gli sta chiedendo, senti, ma come lo sapevi? Ma lui non vuole dare ancora spiegazioni. Ci sono troppi misteri su questo ragazzo, quindi lei adesso è troppo emozionata, vuole vedere la casa all'interno, perché comunque era la casa dei genitori, non ci può credere. Questa è la casa in cui ora lei vivrà. Vediamola un po', sarà da arredare?
Io non l'ho voluta toccare perché volevo vederla così com'era, però è bellissima. Guardate qui la sala da pranzo. Oddio, la TV! Wow! E adesso sì che può organizzare una festa di beneficenza con i controfiocchi, bellissima. Il piano di sotto. Abbiamo anche questa specie, diciamo, di cavò, in cui però c'è un reperto storico di dinosauro, però penso che lo useremo tipo per i soldi. Se andremo un po' avanti con la serie così, insomma, tanto per... Cioè, adesso la miniserie comunque finirà, però se poi vorrete vedere ancora Jane, magari la useremo ancora in questo contesto. Guardate! Adesso facciamo finta che lei abbia fatto il giro della casa. È felicissima, guardate qui, vivere nel prestigio per il tratto dell'otto casa di celebrità. Jane si siede comodamente sulla vetta. Tutti i turisti impazziscono e lei ribatte: piantatela! Anche il posto in cui risiede è famoso, ma per lei non è niente di più di una semplice casa. La modestia, ragazzi. La modestia, guardatela. Oh, questa è la mia casa! Ma in realtà lei è rimasta una persona semplice. Lui la guarda innamoratissimo, ragazzi. Lui la guarda innamoratissimo. Devo dire che Kyla la sta odiando con tutto il suo cuore. E anche lei ha una vena leggermente triste, cioè c'è un po' di invidia, devo dire che c'è un po' di invidia, l'unico veramente felice a me sembra lui, il nostro dolcissimo Justin. Ma lei non vuole perdere tempo e vuole organizzare una bella festa di beneficenza. Facciamolo, visto che è una cosa nuova, pianifica un evento sociale che non abbiamo mai fatto, l'ha acquisito con i punti, diciamo, di reputazione. E lui è super ammirato. Quindi, festa di beneficenza con obiettivi. Vediamo quali sono gli obiettivi, ma magari non li rispettiamo. Le feste di beneficenza sono eventi ampollosi e ricchi di opportunità per socializzare, il che li rende attraenti per i vari esponenti dell'alta società, desiderosi di apparizioni positive in pubblico. Naturalmente, l'importante è raccogliere simoleon per una buona causa. Vediamo, padrone di casa, ovviamente lei. Ospiti, invitiamo tutti i nostri amici, Justin, tutti i nostri amici, ovviamente, anche Kyla che è invidiosissima, Maurizio Alberghini direi di no, magari solo la gente che ci vuole bene, Ira che è vestita così, non so perché, oh, no, Owen no, Jacopo, ok, un po' di gente, la regista, Alessia, Singo, ok, così, facciamo una cosa semplice, semplice. Fornitore di catering, ma sì, ci vuole, dai. Miko! Allora, no, direi. Kyla, la mettiamo come fornitrice di catering. Che ne dite? No, ci rovina tutto. Kira, mixologo, un mixologo a caso. La comica lasciamo stare, perfetto. Presidente Serra, ecco, da noi, ovviamente. Ragazzi, è lei che sorride, siamo felicissimi, aspettiamo che arrivino gli ospiti, mangia qualcosa, racconta storie, fai che si inchiacchierino. Guardate, anche lui super elegante, finalmente sei super elegante. Richiedi una piccola donazione, richiedi una donazione generosa. Bellissimo, chiedi del cibo. Il cibo ancora non l'abbiamo mangiato, dovrebbe arrivare qualcuno che ce lo fa. Lo abbracciamo affettuosamente. Fa finalmente! Ma dimmi, come sai tutte le cose dei miei genitori? Come sapevi di questa cosa, di questa casa? E lui non vuole dire niente. Guardate lei, bellissima, che arriva tutta elegante. Anche Vanessa, ci vuole bene. Kira, secondo me, mica tanto. Quanta gente che sta arrivando tutta elegante. Bellissimo. Adesso lanciamo la palla alla nostra Meryl. Ehi, piccola, te la lancio in piscina la palla? Piccola, dove sei? In piscina! Valla a prendere in piscina, forza! Vediamo se ci va. Non sono convinta che ci vada. Ma è arrivato Babbo Natale! Ma come Babbo Natale? Ma lei cosa c'entra? Mi scusi! No! Se ne vada, non c'entra niente. Lei, tra l'altro, beh, allora richiediamo una donazione generosa. Babbo Natale. Chiediamo donazioni generose, ragazzi. Risparmiamo solo lui, per il resto agli altri chiediamo, 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 venite a mangiare,
queste semplici frittelle che non vi sazieranno mai. Non c'è più niente da mangiare, ma come? Ma che fornitrice di catering era quella? Non c'è niente da mangiare. Ah dai, brava, brava, cucina ancora. Qui Justin è qui a bere, fa il misterioso. Ma perché fa così il misterioso? Non si sa. E giustamente qui si stanno guardando la super TV. Beh, giustamente, mi sembra giusto. Lei va a chiedere donazioni. Bravissima, bravissima. Mi potete donare qualcosa? Chi è disposto? No. Oh, si vergogni. Richiediamolo a lui. Lei è così gentile da donare qualcosa? Mm? Che ne dice? È per i poveri che lo facciamo, è per i poveri. Ciao poveri. Guardate, sembra proprio che dica ciao poveri. Che ne dici? Lei è poco convinta, però fa sì, certo. Festa a livello d'oro. Fantastico. Abbiamo fatto una festa di beneficenza bellissima. Gli ospiti hanno guardato la TV, hanno bevuto, si sono divertiti. Hanno mangiato frittelle, frittelle però prestigiosissime, cioè... Veramente, devo dire che la fornitrice di catering poteva fare qualcosa in più. Qui cosa sta facendo? Altre frittelle, signorina! Allora, intanto abbiamo il premio delle stelle che per fortuna ho portato via. Guardatelo qui, lo mettiamo qui. E poi c'è il trofeo iniziative benefiche. Lo mettiamo qui, guardate! Teoricamente potremmo fare fichi fichi con Justin, ma Justin... Justin fa il prezioso. Adesso lo andiamo subito a baciare. Lei vorrebbe sapere qualcosa in più. E adesso ragazzi chiudiamo la puntata così nel mistero, perché nella prossima in realtà lei scoprirà veramente tutto quanto, visto che andremo a mettere nella prossima puntata la nostra piastrella di celebrità al Bouvelard delle celebrità. Non so se lo pronuncio bene, ma non importa. Andremo là e lei là avrà una grande sorpresa. Probabilmente vi farò anche una parte macinima, perché devo raccontarvela bene poi la cosa che accadrà. Dovrete vedere delle cose belle. Lei lo bacia, ma lui non le dice niente, non le dice come fa a sapere tutte queste cose. Ragazzi, lui però sta per svelargliele, non ora. Però sta per svelargli la celebrità, chiedi di esaltare. Dai, andiamo con Justin in piscina e chiudiamo godendoci il panorama da qui, come proprio come nel trailer, avete presente, di Nuove Stelle? Ci godiamo il panorama con Justin da qui. Ovviamente dovrò mettere le cose per Meryl, piccola, perché avrà fame e tutto, non preoccupatevi. È giusto adesso una nuotata veloce. E adesso andiamo qui, vai qui insieme, una bella nuotatina ci stava, una nuotatina rinfrescante, connessione profonda, guardate. No, lui vuole stare in piscina a nuotare, c'è niente da fare ragazzi, non lo schiudiamo dalla piscina, meno male che non c'è troppo freddo. E allora con lei adesso, vestiti elegante, abiti, cambia abito, forse lui vuole evitare discussioni in cui le deve spiegare in pratica come è riuscito, insomma, a sapere tutto questo, a darle la casa, a sapere tutto dei suoi genitori. Lui ancora non le ha detto niente, ma presto glielo dirà. Facciamo una foto e chiudiamo così. Bene ragazzi, la puntata si è conclusa, questa è la penultima puntata. Mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!